Siamo in diretta. We are telling your followers that you start a live video. Ok, siamo live, diretta improvvisata sul momento. Io, Chiara e Paco. Ci abbiamo la faccina del Paco. Allora, abbiamo fatto questa direttina così strategica, così all'ultimo minuto improvvisata, perché vi vogliamo far vedere il gelatino alla vaniglia, cioè alla crema. Crema e limone, perché a partire da questo fine settimana, se tutto va come deve andare, quindi finger crossed, come si dice in americano, vogliamo lanciare il gelatino all'atelier. Quindi faremo 6 tipi di gelato, 6 tipi di sorbetti, molto freschi, tutte a base di frutta ovviamente, il sorbetto base acqua, quindi anche il gelato sarà senza lattosio ovviamente, e tutto senza glutine, dalla cialdina senza glutine al cono anche senza glutine. Quindi iniziamo questo fine settimana alla grande. Bello. Vabbè, intanto mangio un cucchiaino anch'io. Questo è quello alla crema. Quindi crema con vaniglia, un pochino di scorzetta di limone. Sì, senza lattosio, vedo già che qualcuno chiede. Abbiamo aggiunto i tavolini fuori. Quindi questa è una delle grandi novità dell'atelier. Abbiamo le sedie. Abbiamo comprato altri tavoli e sedie, perché ce ne sono pochi. Era per fare una prova. Abbiamo poi aperto anche la macchina del caffè. Quindi abbiamo il caffè, alcune bevute. Tutto quanto. Tanto Chiara si sta facendo un panino praticamente con la cialdina e nulla, si cambierà anche forse gli orari, eh? Parla un po' anche te, perché se no mi si scioglie il gelato, già sono il giallo. Sì, ora gli orari vediamo. Proprio ora siamo aperti tutti i giorni, comunque è l'orario nuovo che già abbiamo fatto dalle... Sì, ora siamo aperti la mattina 2 ore, 11 l'una, e poi pomeriggio dalle 16 alle 20. Potrebbe essere interessante aprire anche la sera. È buono perché non è troppo dolce. È senza glutine, diamine. Sì. Tutto una gelatina senza glutine. Però è anche tutto senza lattosio. Il Paco che lo fa gelato. È il Paco, se Pachi. Paco. Mimmi. No, lui mi fa male il gelato. Lui c'ha solo il suo, vero? La comannusa. Guarda. Non ti guarda. No, non vuole. Guarda cosa vuole. Cosa vuole? Vuole il gelato? No, passalo sul fondo. Dai, così sulla cosa. Così? Una bella mestolata. Una bella mestolata. Va bene, queste sono tutte prove. Si pensava di fare... A proposito, siamo in diretta. Perché vediamo un pochino. Allora, vengo la mattina, mi compleanno, per farmi un regalo. No, parliamo di una cosa importante invece. No. I gusti. I gusti, infatti, voglio dire. Che pensiero. Che gusti volete? Perché io avevo in mente di fare delle cose semplici, pulite, buono in bocca. Tipo, gelato alla crema... classico, con la vaniglia e un pochino di scorzetta di limone, che è una bomba a mano. Un bel fior di latte, che si sente il latte, che piace secondo me. Il pistacchio, la nocciola. Il pistacchio, la nocciola. E poi che avevo detto? E poi volevo fare il gusto tiramisù. Praticamente volevo fare un'infusione con il chicco nocciola, di caffè. Nocciola, crema. Con mascarpone, nocciola, crema. Anche il cioccolato, sì, faccio anche il cioccolato. E poi sei pistacchio. Gusti. Pistacchio lo faccio, sì. Pistacchio, stracciatella si potrebbe fare sul momento. Sì. Si potrebbe fare un fior di latte, così chi piace neutro mangia neutro. Qualcuno chiede anche frutti tropicali, faccio il sorbetto. Il puffo? Ma come puffo? No, il puffo è solo colorante, dai. Bacio, cioccolato, stracciatella, gusti frutta. Frutta ne faccio tanti, allora voglio fare il gusto esotico. Limone, lampone, che è una bomba. Lampone è buonissimo. Ciliegia, che adesso c'è le ciliegie buonissime. Albicocca sta arrivando, quindi se ce la faccio e trovo delle albicocche che sono decenti per farci il gelato, faccio anche il sorbetto, faccio anche l'albicocca. Buono quello al torrone. Tiziana, brava. Buono già. Muore di gelso anche. Muore di gelso, fior di latte, caffè, fragola o banana. Io sono anche allergica al nickel, quindi cioccolato nulla. E anche altre cosine. Anche della frutta. Ho appena fatto un dolce senza nickel, è stata una guerra. È vero, si è fatta una mono per una persona. Sì, fichi d'India, vaniglia, gelsi. Che mangi, Chiara? Chiara sta mangiando un gelatino alla crema. Un gelatino alla crema pasticcera, cioè la crema inglese. Aspetta, Chiara sta mangiando, ma non dovrebbe. Chiara sta mangiando, ma come no? Pesca è sempre presto. Per ora la pesca non c'è. Comunque, per adesso andiamo su gusti semplici, direi. Partiamo con quelli più facili. Comunque, vedo che insomma, bene o male. Tutti quanti, il bergamotto non c'è adesso, il bergamotto non si trova. Non guardare male. Il bergamotto ormai è... la stagione è passata. Nespola si potrebbe ancora trovare, sì, si trova. Non caramello è un granché, salato. Ma si trova. Caramello salato. Io lo so salato, che non si trova. Pistacchio, cioccolato fondente e pinolata. Pinolata tanti punti. Pinolata si può fare, pinolata. Guarda. Oh, la pinolata. Ho tutto.
con pinoli sabbiati sopra, croccantini. Io volevo fare della vaniglia, ma non so se perché io l'ho sciolto. L'hai sciolto? Ma non è che l'ho sciolto. Il brodo non è un... Sai che mi scaldo anche le mele in microonde quando sono di frigo? Tirami su Nutella, tirami su come se piovesse, tirami su si fa. Tirami su lo faccio un pochino diverso, faccio un gelato al mascarpone con l'infusione di caffè, quindi senti tutto e è una bomba a mano. Gusto Sant'Onore. Stefano, Gusto Sant'Onore, no dai. Gusto Sant'Onore è un po' troppo complesso. Mi piace, secondo me il gelato deve essere semplice, cioè quando vado a mangiare un gelato, a me mi piace tanto, come dico io, intoppato, no? Deve essere una cosa facile. Dammi. Non si dice intoppato? No. Un po'... come si dice? Con troppe cose complesso. Dentro. Un po' complesso, ecco, a me il gelato piace semplice, ecco. Piace una cosa pulita in bocca. Un po' come questo, gelato alla crema, che si sente tutti i sapori dentro, ma è una cosa semplice. Pistacchio di Bronte, il nostro pistacchio è di Bronte, quindi sicuramente sarà di Bronte, è certificato DOP, importato dalla Sicilia, e quindi vedi il nostro pistacchio sarà così. Guarda, finché anche a Chiara di Garba sciolto il gelato, vedi, deve essere ma il nome. Il caffè, i pezzi dolci in che senso? Ma fate anche il caffè? Sì, il caffè c'è. Il caffè sì. Stiamo facendo il caffè, pezzi dolci, se intendi abbiamo le paste. Abbiamo le nostre mignon. Cioè abbiamo le mignon, abbiamo monoporzione, abbiamo le torte, tutto questo. Amarena e vaniglia, tanti punti anche amarena e vaniglia. Buona. Sì, la marena mi piace. Va arrivata la marena. Però voglio fare il sorbettino alla ciliegia, che è fresca. Mm-hmm. L'idea è quella di fare qualcosa che tutte le volte che esce un frutto, giusto? Tutte le volte che esce un frutto si fa col frutto fresco, capito? Gusto menta e cioccolato. Menta e cioccolato va tantissimo negli Stati Uniti. Noi in America se ne fa quintali, veramente. Yogurt e frutti di bosco, buono, sì. Tè nero e pesca, però la pesca ancora non c'è, quindi bisogna aspettare per buona la pesca. Pesca. Mandorla sì, si trova, ok, senza problemi. Cosa abbiamo al pistacchio? Un sacco di cose. Un dolce, una mono, le spalmabili. E anche il gelato a breve. E poi anche il gelato. Sì, sì. Sono a Lucca, sì, ciao Luca, sì. Sono a Lucca. A Lucca, ma... Sono al locale, ma a breve ma, riparto ma perché... Ma poco, arriva a Milano. Sono dietro a fare tutti i gusti del gelato, quindi sto facendo tutti i bilanciamenti, perché tutte le volte che uno fa una ricetta nuova, a me piace fare... Tieni, bevi. A me tutte le volte che faccio un gelato, mi piace fare un gelato, quindi una base... Che significa che tante volte quando uno prepara una ricetta e butta giù una ricetta di un gelato, butta giù una base unica, si può fare, si può fare una base unica, da questa base poi trasformarla in 3-4 gusti differenti. Nel nostro caso io farò una base per ogni tipo di gelato, quindi se faccio gelato alla crema è proprio il suo preparato fatto per il gelato alla crema, quindi mi faccio la mia crema inglese con la bacca di vaniglia, la scorzetta di limone, raffino lo zucchero col limone e faccio il mio gelato alla crema. Chiaro, cioccolato, cioccolato. Non si mangia. Io vorrei anche la tozzina, cioè vabbè. Potresti fare la tazzina mangiabile del gelato? Sì, si può fare se voglia. Si fa già vasetti al cioccolato, si può fare un vasettino al cioccolato, non ci vorrebbe nulla. Ma te ne fa troppe, cioè, poi dopo vanno fatte queste cose, ci vuole tempo. Dopo va da ganzo, proprio te? Esiste il gusto macaron. Il gusto macaron sarebbe un gusto alla mandorla, praticamente. Mm. Poi, vabbè, se ci fa la farcitura dentro, si può poi andare a farcirlo. Io, sinceramente, proverei a fare tutti i gusti facili per partire e poi vediamo, perché poi uno potrebbe fare delle salsine da mettere sopra, faccio per dire, mirtilli freschi della ciao montagna. Ciao Roberta, ciao Ale. Ah, senti là, ciao Roberta. Si potrebbe fare magari, capito, una salsina da mettere sopra. Che ne pensi? Qualcuno ha assaggiato il gelato, lo vedi? Ha fatto assaggiare gelato? Qualcosa l'altra settimana, in negozio. Ma la torta per il vostro matrimonio la farei tu? Sì, Sto già lavorando sia sulla torta che sulle mignon, sto disegnando tutto quanto. Allora, diciamo una cosa. La torta la fai te, però poi il giorno del... Cioè non la faccio io, c'è mio fratello, ci sono Federico, tutti i ragazzi, Federico, e voglia. Quindi il giorno del Damiano certo. Non monterà la torta, vero? Non lascerà Chiara da sola un'ora e mezzo per montare la torta, vero Damiano? No. È un video non che monterò, resterà... Non monterò la torta al giorno del... Potrai eventualmente affacciarti per verificare che sia tutto come dici te, ma non sparirai un'ora per montare la torta. Vero? No, però almeno quei 10-15 minuti serviranno, insomma. Testimoni tutti, 10-15 minuti, questo rimane. Questo stanno non chiedendo cancella. Quando ci si sposa. Ci sposiamo il 9 di luglio. Tra un mese e un giorno, quindi ormai ci siamo, dai. Chiedono anche di dove sono io. Io sono di Lucca. Lucca. Lucchese come lui, lucchesacce tutte e due. Sì. Invece sì che vorrei dire, secondo te di che parlano? Sì. Non lo so. Sì. Ah, gelata grana padano, quello non ho mai sentito. Come no?
Buonissimo il gelato col parmigiano. Buonissimo. Buono. Il gelato alla cipolla è la fine del mondo. Sarebbe ganzo se facessi il gelato alla cipolla. Però non so se la gente lo compra. Sarebbe bellino, guarda. All'avocado. Il gelato all'avocado è di una cremosità che è la fine del mondo. Viene fuori una bomba. Buonissimo. Capito? E poi... Come ci siamo conosciuti, Chiara? Ci chiede. Come no? Come si dice? Dai, dillo. No, si dirà poi. Non lo vedi? Segreto, via. Segreto di Stato. Poi si racconterà, dai. Sì, ci sposiamo a Lucca. Sì. A Tropea c'è, vedi? Tropea, ecco, vedi Tropea? Il gelato con la cipollina di Tropea. Si va a Tropea. Va bene. Buona, cipollina di Tropea. Va bene, comunque questa qui era un'improvvisata per raccontarvi, sì, del gelato, una direttina così improvvisata. Vieni, bimbi. Vieni, dai. Vieni, sbuca anche te. Vieni. Eccolo lì. Vieni. Eccolo lì. No. Senza lamentarsi. Dai, che devi dire? Dai. Lamentarsi. Che c'è? Dai, dammi la zampina. Scudinza. Lui, il Paco, senti come parlicchia? Lui fa sempre così, praticamente. Scodinzola e parla. E dice mamma, vero? Quanto chiacchiera questo canino? Paco. Quanto fa? Guarda un po' lì. Che c'è? Guarda lì lo schermo, lì. Che c'è? Guarda qui, c'è il canino. Saluta un po'. Guarda un po' lì, c'è il canino, l'hai visto? Guarda lì il canino. Lì, il canino. Lo vedi? Sei te, il canino lì. Sei te, chi è quel canino lì? Chi? Quello lì? Chi è quel canino lì? Piccinino. Chi è quel canino lì, piccinino? Si vede? Chi? Sta guardando. Si guarda, sì, guarda un po' chi è quel canino lì. Chi è quel canino lì? Poverino. Sembra un po' matto. No, ma perché sente il sapore del gelato? Immagini te, diventa matto, diventa. È matto, no, povero canino, quello non si può dire. Va bene, io ascolta, vado a lavorare perché ho da fare, quindi abbiamo fatto questa ricetta, dicevo, improvvisata, giusto per dire che a breve entrerà anche il gelato nell'atelier, avremo tutti i tavoli, già ci sono adesso, quindi siamo aperti dalle 16 alle 20 tutti i giorni, la mattina anche dalle 11 alle 13, così almeno lo sapete tutti. Abbiamo il gelato, abbiamo il caffè, abbiamo anche qualche bevanda dissetante, dalle acque alle sode buone, molto buone. Sode. Già mi sono bevuto la soda. Sode in generale si dice? Sodas si dice, sì, in inglese. Sodas in America, ma sodas non so se in italiano si dice. Vabbè, comunque, sodas. Bibitas. Vabbè, qualche bibita. Abbiamo le minion, le monoporzioni e tutto quanto. Quindi mi saluti mia nipote, si chiama Checcapocchia. Ciao Checcapocchia. Ciao, va bene, vado a lavorare, ciao, che sono a finire tutte le prove del gelato e dei sorbetti e a breve parto poi perché torno su a Milano, perché domattina si ritorna sul set di Bake Off. Ritorno su, sto su un giorno e mezzo e poi ritorno giù di nuovo perché poi sono qua il fine settimana all'atelier per poi ripartire di nuovo. Sì, sabato avanti. E domenica, vero? Sabato e domenica sono all'atelier. Poi ti rivedo sabato e domenica prossima. Sì, via, saluta anche te, dai. Saluta tutti che si va via, dai. Che ti saluto. Che non si va a lavorare. Ehi, Pachi, vieni, guarda che è carino. Saluta tutti, sì, vai a va bene, dai. Prendi il telefono. Ha salutato. Vai. Prendi qui il telefono. Eccolo. Scivola. Vai, guarda un po' il telefono, chi c'è? Carino. La lamentela continua, questo cane. Saluta tutti. Ciao. Ciao a tutti. Ciao.